Ciao, io sono Luca per The Japanese Dream e benvenuti a questo nuovo video qui direttamente sul canale YouTube e su Facebook qualche giorno dopo per scoprire i segni zodiacali giapponesi. Visto che in tantissimi continuate a visitare il nostro sito ufficiale che è www.thejapanesegreams.com per andare a vedere l'articolo dedicato e scoprire qualche informazione in più appunto su questo bellissimo argomento. Ma in altri canti continuate anche a contattarmi sui social per chiedermi che segno zodiacale sono, come faccio a capirlo, perché uno e non l'altro. Quindi ci troviamo qua su questo video, giusto per chiarire tutti i vostri dubbi e incertezze sull'argomento dei segni zodiacali giapponesi. Al contrario del nostro metodo di assegnazione dei segni zodiacali, che dipende dal mese e il giorno di nascita, il sistema di segni zodiacali giapponese, ossia quello cinese, deriva da un'antica leggenda buddista. Un giorno il Buddha organizzò una grande cena per sé e per 12 invitati ed invitò tutti gli animali del proprio regno e decretò che i primi 12 animali arrivati da lui avrebbero avuto l'onore di cenare alla sua presenza, oltre che diventare l'animale simbolo per un anno intero. Gli animali, sentendo la notizia, si precipitarono tutti per arrivare per primi alla casa del Buddha. La storia racconta che il bue in un primo momento era in vantaggio su tutta la gara, ma fu ingannato dal topo che, una volta raggiunto un fiume che dovevano guadare tutti gli animali, chiese al bue se poteva salirgli in groppa, visto che lui era troppo piccolo per riuscire a attraversare quel grosso fiume. Anche il gatto chiese un passaggio al bue e il bue, generoso e gentile, acconsentì di dare un passaggio a tutte e due queste piccole bestie. Ma mentre attraversavano, il topo spinse il gatto giù dalla schiena del bue per impedirgli di arrivare alla cena del Buddha. Quando arrivarono dall'altra riva del fiume, il topo scattò giù dalla schiena del bue e arrivò per primo alla casa del Buddha. Infatti fu nominato come primo animale simbolo dell'anno. Da questa piccola parte della leggenda nasce appunto la credenza che le persone nate sotto il segno del bue siano persone ingenue e quelle nate sotto il segno del topo sono persone di cui non ci si può fidare. Questo mito spiega anche il perché il gatto continua a cacciare il topo, ossia per vendetta. Poi alla casa del Buddha arrivarono la tigre, la lepre ed il drago. Inizialmente il drago era favorito per via della sua capacità di volare. Sfortunatamente per lui si fermò lungo la strada per aiutare un villaggio che era nei guai. Strano per un drago, no? Da qui la credenza che le persone nate sotto il segno del drago siano persone generose. Poi vennero il cavallo ed il serpente, ma il serpente, come il topo, aveva in mente un astuto stratagemma in modo da arrivare prima del cavallo alla casa del Buddha. Il serpente si era nascosto in mezzo alle crine del cavallo in modo da poter guadare il fiume all'insaputa del povero animale per poi saltargli davanti in modo da spaventarlo e farlo indietreggiare e arrivare per prima di lui alla casa del Buddha. Da qui la credenza che le persone nate sotto il segno del cavallo siano persone che si spaventano facilmente. Le persone che sono nate sotto il segno del serpente, beh, a cui piace giocare dei brutti scherzi. Poi vennero il montone, la scimmia e il gallo che fecero il viaggio pacificamente assieme. Ed infine il cane e il cinghiale. Entrambi hanno finito la gara con tantissimi ritardi, visto che si sono fermati sulla strada. Il cane per giocare e il cinghiale per mangiare. E molti di voi mi chiedono anche che simbolo, che kanji ha un proprio segno zodiacale giapponese. E infatti ora, grazie alla tecnica dello shodo, dell'arte calligrafica giapponese, andrò a mostrarveli velocemente. Poi pubblicherò anche il video completo della scrittura a parte di questi segni zodiacali. Comunque, per il momento andiamo un attimo a vedere come si scrivono e poi ci rivediamo qua con una curiosità importantissima.
Quindi in Italia siamo abituati ad avere 12 segni zodiacali che dipendono in base a quando sei nato, più precisamente al giorno e al mese di quando sei nati. Un classico esempio può essere che una persona nata, per esempio, il 20 agosto, per esempio, cada all'interno del segno zodiacale del Leone. E questo sistema ormai lo conosciamo un po' tutti, visto che è un sistema che ci appartiene, quindi lo utilizziamo spesso. Per esempio, possiamo anche complicarci la vita, andare a calcolare il nostro ascendente, sapendo l'ora in cui si è nati. In Giappone invece viene utilizzato lo zodiaco cinese. Nello zodiaco cinese ci sono pur sempre 12 segni zodiacali, ma estremamente diversi dai nostri. Di questi 12 ne fanno parte il topo, il bue, la tigre, la lepre, il drago, il serpente, il cavallo, il montone, ossia la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il cinghiale. Spero più che altro di averli detti nell'ordine giusto. Comunque, secondo i cinesi e di conseguenza anche per i giapponesi, visto che hanno adottato questo sistema, i segni zodiacali caratterizzano una persona e il suo destino. Per questo esistono dei segni che sono più indicati a relazionarsi l'uno con l'altro, che poi succede la stessa identica cosa con il nostro sistema di segni zodiacali. Ma arriviamo alla domanda più importante, quella che tutti mi fate. Ma come faccio a capire qual è il mio segno zodiacale? Bene, per rispondere a questa domanda ve ne farò un'altra. Vi siete mai chiesti come mai all'inizio di ogni anno, secondo il calendario cinese, in Giappone viene detto questo è l'anno della capra, questo è l'anno della scimmia, questo è l'anno del cinghiale, come per esempio lo è per il 2019? Perché? A differenza del nostro sistema di attribuzioni di segni zodiacali che funzionano per mese e giorno di nascita, per il sistema di segni zodiacali giapponesi è fondamentale l'anno di nascita. Quindi il mese e il giorno non interessano. L'anno di cui stiamo parlando non è il nostro che inizia con il 1 gennaio e finisce con il 31 dicembre, ma è quello del calendario cinese, che inizia e finisce con la festa di primavera, che si svolge in giorni variabili dell'anno, che però solitamente è fra gennaio e febbraio. Quindi, come avrete capito, essendo 12 segni zodiacali, ci sarà un ciclo di 12 anni che continua a ripetersi. Quindi, per scoprire il proprio segno zodiacale, bisognerà utilizzare la tabella che vi metto qua di fianco mentre parlo, e oppure bisognerà ricordarsi un po' che simbolo era l'anno scorso, l'anno prima ancora, in modo da potersi basare da lì in poi. Per esempio, appunto, sappiamo che il 2019 è l'anno del cinghiale, ossia l'ultimo del ciclo di 12. E l'anno prossimo, il 2020, l'anno delle Olimpiadi, sarà l'anno del topo, perché andremo a rincominciare la serie di 12 segni zodiacali. In ogni caso esistono anche dei siti che vi calcolano apposta il vostro segno zodiacale nel caso voi siate nati proprio in quel periodo di cambio fra gennaio e febbraio, che è la festa di primavera secondo il calendario cinese, quindi magari non sapete se siete un topo o magari siete un cinghiale. Questo è l'esempio. Bene, spero vi sia piaciuta questa bellissima leggenda. Non resta altro da dire che consultare il nostro sito ufficiale
www.thejapanesegrimps.com, di cui vi lascerò il link nella scheda e in descrizione per andare a scoprire nell'articolo dedicato il vostro segno zodiacale. E troverete anche tantissimi video ed immagini sui social network, specialmente su Facebook ed Instagram. E non mi rimane che salutarvi, noi ci vediamo al prossimo video qui direttamente sul canale YouTube, e vi consiglio di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. E vi saluto dicendo, io sono Luca, per The Japanese Dream, ci vediamo al prossimo. Ciao!